Senti Gigi, la frase più utilizzata è dall'inferno al paradiso in una partita. Cosa ne dici? È È chiaro un commento semplice. che il risultato descrive un po' quello che è l'animo prima e durante e dopo, sì. Così. Io penso che è stata una vittoria meritata, voluta da parte della squadra, dei giocatori, voluta da parte dello staff, voluta da parte della società, voluta da parte dei tifosi che sono stati straordinari nel sostenerci comunque. Io penso che questa è la vittoria di Parma e del Parma. È stato difficile cambiare il Parma, sei stato obbligato, avevi pensato un po' comunque a queste soluzioni. Sì, mi sono confrontato con lo staff e ho optato per cambiare anche, avevo già idea di cambiare anche su 1-0, quindi non ho fatto altro che accelerare, ecco, dopo il 2-0. Però c'è stata veramente una reazione straordinaria da parte dei ragazzi, sono orgoglioso di allenarli. Non si voleva fermare, hanno dato tutto quanto, hanno buttato fuori oltre lo stadio. Alla fine erano stravolti, però felici per quello che è stato il risultato, ma soprattutto la prestazione, perché hanno dimostrato di avere dei forti attributi. Non so se sei d'accordo, contro una grande squadra come il Pordenone, ben organizzata, la cosa che mi ha colpito di più del Parma di oggi è la volontà di vincere, anche dopo aver raggiunto il gol. La squadra in tutte le partite voleva vincere, anche domenica, martedì scorso contro Venezia. Però perdi 2-0, vai 2-2, magari non è che lo Questa è può la dimostrazione accontentare. che la squadra sta crescendo anche sotto l'aspetto atletico, quindi stavano bene. È chiaro che abbia fatto una fatica grossa, però la forza di volontà è stata, ripeto, è stata superiore a quelle che sono state, diciamo, anche le aspettative. Quindi è chiaro, quando sei due pari magari pensi. Invece la squadra ha continuato a voler vincere, con la dimostrazione proprio del capitano, ha detto andiamo a vincere, è stato straordinario anche Ale, è stata una guida importante, una spinta importante per tutti gli altri. E quanto cosa pensate dopo il calcio di rigore, dopo 50 secondi, dopo quello che magari tutto uno Quello che è prepara? successo martedì è stata una fotocopia, nel senso che noi dopo 50 secondi abbiamo fatto gol e poi abbiamo perso. Quindi ho pensato soltanto che dovevamo continuare a giocare, perché però la partita è lì, ci sta di andare sotto, non ci stava di pensare al rigore, ormai quello è andato, la squadra si trattava a giocare, a cercare comunque di mediare. Abbiamo creato delle occasioni, abbiamo preso un palo, non si è riusciti a capitalizzare la prima parte. Però c'era negli occhi da parte dei ragazzi la volontà di tirare fuori questo gol. L'hanno tirato nella maniera più straordinaria possibile. Ecco, nel primo tempo proprio anche per come si era messa la gara, diciamo che ci sono visti ancora un po' i problemi che si sono visti nelle prime quattro partite. Poi questo secondo tempo, questa vittoria è arrivata così, dopo lo schiaffo, avevi imparato a dare gli schiaffi, oltre a prenderli, dal punto di vista del morale e proprio insomma, della personalità di questa squadra, quanto può essere importante. È fondamentale, i ragazzi sono stati straordinari perché hanno dimostrato che hanno gli attributi, perché sotto il 2-0 non hanno mollato, erano lì tutti, dal primo all'ultimo, anche quelli che erano in panchina. Quindi ripeto, sono orgoglioso del fatto di aver visto nei loro occhi la voglia di capovolgere la situazione, che analizzando le partite che abbiamo fatto è chiaro che siamo ancora in miglioramento, possiamo ancora crescere. Come le altre gare che abbiamo fatto da Sant'Arcangelo contro Venezia, dove la squadra ha fatto vedere la sprazia come giocate, l'ha fatto vedere anche oggi. C'è da trovare una continuità in quello che si sta facendo, perché poi le occasioni le abbiamo create. Il cinismo che magari è mancato in altre gare, oggi c'è stato. Ecco, se magari qualcuno crede al destino, vedere la gara di oggi di Nocciolini dopo i due gol annullati, ne fa due in 2 minuti più il terzo, credo che sia. Manuel è un ragazzo straordinario, un ragazzo con dei valori importanti, ma come tutta la squadra. Ha lottato su ogni pallone ed è stato premiato proprio perché, come dico sempre, quello che è stato non conta più niente, conta quello che farai. Lui è stato bravo perché ha fatto gol, ha fatto un altro e ha continuato a giocare. Con la forza di volontà è riuscito anche a fare il terzo, ma è stata tutta la squadra proprio che ha esploso questa energia nel voler vincere questa gara in maniera straordinaria. Senti, il presidente del Venezia prima ha detto che il Parma ha messo in campo una fisicità straordinaria. Siccome è un argomento di cui abbiamo parlato spesso, no?
stanchezza, non stanchezza. Alla terza partita su 8 il commento esterno è stato proprio questo. Questo significa che il nostro preparatore sta lavorando alla grande, quindi è merito anche dei nostri preparatori. Renzo e Paolo Giordani, Renzo Casellato e Paolo Giordani stanno facendo un lavoro straordinario. È chiaro che sapevamo che entrambe sarebbero state brillantissime. Adesso ancora non siamo ancora brillantissimi, però stiamo cominciando a, tra virgolette, a carburare, se è così, se mi dice questo termine. Volevo fare una, visto che siamo qua, siccome negli scorsi giorni è scomparsa una persona cara, che penso conosciate tutti, che ci sono tutti mille, questa vittoria la dedichiamo come società, come squadra, come staff a Gianfranco Bellè, che è stato un professionista esemplare, critico anche abbastanza piccante, però è stato sempre leale, un critico costruttivo, e io sono stato a trovarlo poco prima che ci lasciasse, e mi ha detto delle cose importanti, io le porterò nel cuore, le porterò sempre nel cuore. E ecco, dedichiamo la vittoria a Gianfranco Bellè, che ripeto, è stato, oltre che è stato un grandissimo giornalista, è stato anche un grandissimo tifoso del Parma, ci voleva bene. Io ricordo che lui ci ha accompagnato quando io giocavo addirittura ai mondiali, era lì vicino a noi insieme a Claudio Bozzetti, che è amicissimo, e dedichiamo la vittoria a Gianfranco.